Saranno disponibili online entro il febbraio 2018, pronte per essere consultate o scaricate liberamente anche su smartphone e navigatori satellitari le mappe digitali dei 14 cammini dell'Emilia-Romagna. Il nuovo progetto arriva alla fine di un 2017 da incorniciare per questo tipo di turismo in regione. 51.000 viandanti in giro per i percorsi da gennaio a settembre, con 19.000 pernottamenti. Un risultato frutto dell'impegno già profuso a livello regionale per il 2016, nominato dal Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Dario Franceschini, anno dei cammini. L'Emilia Romagna, da questo punto di vista, rispetto anche agli stimoli del MIBACT che ha proclamato il 2016 anno dei cammini, sicuramente alla regione che ha messo in campo una progettualità strutturata che vuole appunto diffondere la cultura dei cammini, ma vuole soprattutto diffondere un nuovo modo di esplorare e di vivere il territorio regionale e nazionale. Quindi noi oggi abbiamo pensato appunto a fine anno di celebrare il lavoro che abbiamo fatto e soprattutto di rilanciare questo grande prodotto del turismo esperienziale che credo nei prossimi anni potrà dare risultati incoraggianti che già oggi sono significativi ma potranno sicuramente aumentare in futuro. Che valore aggiunto daranno queste mappe digitali che proporrete appunto dal prossimo febbraio? Beh, oggi il turismo è digitalizzazione e quindi ovviamente anche dal punto di vista della comunicazione e anche della commercializzazione, per rendere più fruibile e più diretta, diciamo, la promozione e anche la fruibilità di questi percorsi, noi abbiamo digitalizzato tutti i 14 cammini in modo tale che attraverso delle mappe interattive scaricabili in maniera molto semplice appunto sul proprio iPhone, il viandante, il turista, il viaggiatore possa avere a disposizione tutti gli elementi per costruirsi il proprio soggiorno, il proprio itinerario e per conoscere le bellezze architettoniche, culturali, paesaggistiche, i punti di ristorazione, i punti di ricettività che sono nell'arco, diciamo, di pochi chilometri dal cammino che è tracciato sulla mappa. E quindi ovviamente il tema della digitalizzazione, dell'interattività è assolutamente fondamentale appunto per rendere un prodotto turistico d'eccellenza sempre più spendibile, vendibile e usufruibile dal turista. Il lavoro che ci siamo imposti è un po' stato condizionato dalla cultura del sistema turistico della regione Emilia-Romagna, perché per noi non era certo sufficiente tracciare una mappa che oggi comunichiamo, per noi importante era creare un prodotto turistico ed è questo che abbiamo fatto, e la prima operazione è stata quella di sottoscrivere una convenzione con la Conferenza Episcopale della Regione Emilia-Romagna, poiché il tema del movimento lento è un tema che coinvolge anche beni culturali che appartengono alle diocesi della Regione Emilia-Romagna, che ha risposto in maniera positiva, e questa convenzione, unica regione italiana ad aver sottoscritto questa convenzione, ora è in atto con un tavolo operativo che determina un'attività continua di coinvolgimento e di crescita del prodotto turistico. Anche la Conferenza Episcopale dell'Emilia-Romagna parla del valore di questa intesa. Questi cammini ti aiutano in qualche modo a entrare nel merito di stratificazioni di civiltà, di religiosità, di economie, di popolazioni molto importanti. E allora chi cammina, il viaggiatore, il viandante, il turista, anche il religioso, il pellegrino, trova su queste strade ciò che più gli è necessario, cioè un nutrimento alla propria coscienza, al proprio spirito, ma anche alla bellezza di se stesso confrontato con i percorsi, con i cammini, con la bellezza che incontra nei vari monumenti storici e artistici. E allora questa congiunzione, chiamiamola così, tra la regione, che ha dei compiti molto precisi per quanto riguarda il territorio, la programmazione del territorio e dunque la promozione turistica del territorio, trova esattamente nella stessa lunghezza d'onda la Chiesa, perché anzitutto è attenta a tutti coloro che valorizzano il bene culturale, l'ambiente e le comunità locali. In secondo luogo, perché stimola la Chiesa a far sì che questi monumenti, queste chiese, questi percorsi, questi cammini facciano in qualche modo servizio a una ripresa dell'intelligenza della fede, del senso dell'esistere umano.
Dei 14 cammini dell'Emilia-Romagna, fra cui figurano nomi noti anche più come la Via degli Dei e quella Francigena, 11 sono stati inseriti di recente nel primo atlante ufficiale dei cammini d'Italia, presentato lo scorso 4 dicembre dal Ministero, che annovera le 41 più belle vie verdi italiane. Una grandissima attenzione per questo tipo di turismo che può veramente valorizzare il territorio e fare in certi casi anche la differenza. Sì, assolutamente sì, in accordo con tutte le regioni abbiamo preso atto del fatto che le grandi mete turistiche italiane sono molto affollate, che quindi c'è la necessità di far conoscere quello che è altrettanto rappresentativo dell'Italia ma che non è così noto e che è sparso, no, diffuso su tutto il territorio italiano, e quindi i cammini sono non solo uno strumento, un'infrastruttura per chi cammina a piedi, ma proprio un'infrastruttura logica, culturale e materiale per attraversare l'Italia, i posti meno noti ma che simboleggiano, rappresentano l'idea di Italia che c'è nel mondo e la forte voglia di essere vissuti, non soltanto percorsi. Dico vissuti perché attraverso i cammini si può entrare più facilmente in contatto con gli italiani che abitano la provincia, che abitano i paesaggi italiani, e questi italiani, entrando in contatto, in relazione con i turisti, con i visitatori, hanno la possibilità di far vivere al turista un'esperienza invece che fargli fare semplicemente la visita di alcuni monumenti. Per questo i cammini rappresentano un prodotto molto innovativo, abbiamo iniziato a investire nel 2016 come anno nei cammini, continueremo a farlo con 60 milioni di euro dei fondi di coesione e sviluppo per 3 cammini italiani importanti, ma continueremo a portare l'attenzione al tema dei cammini insieme alle regioni in maniera tale da svilupparle come un vero e proprio nuovo prodotto di conoscenza dell'Italia diffusa. Per essere riconosciuto come un cammino italiano, un percorso deve avere delle caratteristiche molto ben precise anche in materia di sicurezza. Assolutamente, deve rispondere ad 11 criteri che le regioni ci certificano. Non appena il cammino, secondo la regione, risponde a quegli 11 criteri, ci viene comunicato e viene inserito nell'ambito dell'Atlante dei cammini italiani, che ne ha già 41. E i criteri a cui deve rispondere sono sostanzialmente questo tipo: deve avere un'infrastruttura percorribile a piedi in sicurezza, deve avere un livello informativo che gli permetta di essere attraversato e di non perdere mai i punti di riferimento, e un livello informativo che anche con gli strumenti di georeferenziazione consenta di avere tutte le informazioni necessarie, deve godere di servizi che intorno ai cammini rendano possibile una visita comoda, tranquilla, quindi in tema di ricettività, di ospitalità, di servizi di ristorazione, ma anche una visita sicura, no? Che permetta, nel caso in cui succede un piccolo incidente, nel caso in cui si ha bisogno di un soccorso, di essere immediatamente raggiunti. Infine deve avere degli standard di gestione e di promozione che consentano di venire in quei cammini italiani tramite la promozione che facciamo, ma poi di trovare effettivamente i servizi esistenti e la possibilità di fare l'esperienza turistica. Oltre alle nuove mappe continua anche l'impegno a favore dello sviluppo degli itinerari. L'accordo che abbiamo sottoscritto con la cultura e con l'assessorato agricoltura ha permesso di strutturare un cammino che stiamo completando, che per esempio è la bisaccia del viandante, per permettere ai diversi operatori turistici di poter fornire i vari turisti itineranti di prodotti tipici del territorio, quindi il turista itinerante godrà di questi sapori diversi man mano che attraversa la nostra regione, quindi un modo per veramente non solo godere dell'ambiente così ben conservato ma anche di apprezzare i sapori che le varie comunità e i vari produttori possono offrire. Tra le iniziative del circuito regionale, da quest'anno sono oltre 30 i pacchetti che riguardano i cammini e le vie dei pellegrini disponibili sul sito www.emiliaromagnaturismo.it.